veramente una manifestazione meravigliosa, difficile da organizzare, faticosa. Vengono qui i premi Nobel, vengono qui i padri della scienza medica, vengono qui i ricercatori di fama mondiale e poi ci presentiamo noi con il nostro, diciamo, modo un po' circense di vedere il festival, come momento anche di divertimento, di rilassamento. Sempre parlando però di cose serie, questo è stato negli anni, prima con Vita di un nuovo cita, poi Ogni maledetta domenica, l'anno scorso con The Dark Side of the Moon, cioè la fase della menopausa, La vita di una donna, sono tutti momenti molto particolari. Quest'anno vogliamo fare un breve, facendo riferimento agli ultimi 20, 30 anni, 40 anni della medicina ginecologica e della medicina della riproduzione, cerchiamo di vedere come sarà, immaginare come sarà il futuro di questa parte della medicina. In questa piccola rappresentazione siamo stati aiutati da un racconto che ci è stato fornito da un collega che ha scritto circa 2 anni fa, guarda caso, che riguarda proprio il futuro della ginecologia e che è stato in alcuni adattato da noi in tante parti e interpretato da un attore che ci ha gentilmente concesso la scuola di musical di Bologna, la Bernstein School, Musical School, che ringraziamo ovviamente. Hanno faticato un po' a trovare un attore che avesse l'età della pensione, perché sono tutti giovani ovviamente, però hanno deciso di fare interpretare questa parte ad uno degli insegnanti di recitazione. E quindi vedremo lo scopo di questo appuntamento pomeridiano è quello di farvi uscire da qui con la speranza che vi possiate fare alcune domande, con la speranza che possiamo fare crescere in voi dubbi, domande, incertezze che riguardano il nostro futuro, perché questi argomenti non sono soltanto argomenti che riguardano la tecnologia, ma sono argomenti anche che riguardano l'etica, che riguardano cambiamenti sociali che potranno essere importanti. Per quello che mi riguarda, io ho un'idea di risposta a questi dubbi, a questi interrogativi. Penso che l'uomo nella sua evoluzione si sia sempre adattato ai cambiamenti enormi che la vita, che la evoluzione gli ha proposto. E quindi la mia risposta a questi dubbi ve la mando in onda in 3 secondi ed è il mio ultimo intervento e poi vi lascio. Siamo pronti per questo. Per me la mia risposta è questa. Spero che voi abbiate una risposta diversa di cui possiamo eventualmente discutere al termine della manifestazione. E secondo te quello si casca? Tu ci sei cascato. Sei pronto? Sono nato pronto. Thank you.
stata una lunga notte di lavoro. Mi sentivo stanco e poco propenso al dialogo. Avevano partorito 5 donne. 3 parti erano andati molto bene. Un travaglio lineare e senza alcun inconveniente. In un caso avevo dovuto utilizzare l'Elmer Extractor, uno strumento che aveva sostituito da alcuni anni la vecchia ventosa. Era costruito da un apparecchio che praticava una modica pressione sul fondo dell'utero della donna e allo stesso tempo avvolgeva la testa del bambino nel canale del parto e ne favoriva l'uscita. Alcuni studi riportavano risultati significativamente migliori rispetto alla vecchia ventosa. Certo, il travaglio di parto oggi viene eseguito in maniera molto più oggettiva nel tempo. La donna è collegata in ogni momento ad una macchina che valuta il battito cardiaco fetale, il pH, le reazioni agli stimoli, il benessere materno, pressione arteriosa, glicemia, perdite ematiche. Non è necessaria